Ogni lavoro è una nuova sfida. Questa volta si tratta di un libro, mio e di George, madre e figlio. La scrittura, soprattutto all'inizio, era l'unica cosa che mi toglieva da questo dolore della malattia di mio figlio. E ho proposto a Giorgio di scrivere un libro insieme sulla sua malattia. Per scrivere questo libro abbiamo deciso di venire in Italia a incontrare altri disabili italiani. Credo che mettendola davanti alle realtà di altri disabili, forse lei inizi a capire pure alcune delle problematiche che ho io. Da lì cominceremo il nostro viaggio. Buongiorno primavera. È meraviglioso questo aereo. Quando ho avuto la brutta notizia da Giorgio, era un bel marzo e il giardino della casa di Giorgio aveva degli alberi grandi e c'erano dei piccioni. Vedevo questi voli dei piccioni e pensai: nessuno può volare. E Giorgio sarà un essere umano che non può volare come noi e non può neanche camminare.